Allora Luca, la mia prima domanda è: che cos'è esattamente pubblico e come è nato, visto che il progetto è partito questi giorni? Pubblico è un nuovo giornale di sinistra, è stato detto subito, è un nuovo giornale che sarà un po' la casa, della sinistra, che non è una sinistra, di partito, non è una sinistra solo politica, è una sinistra innanzitutto culturale. Noi diciamo, dicevamo in questi giorni, ci diciamo quando cerchiamo di ragionare, di costruire intanto le mura di questo giornale. Diciamo che Pubblico è il giornale degli orfani, di quelli che negli ultimi anni non hanno più avuto una casa che alle volte può anche essere un giornale. È nato da questa esigenza qui, Pubblico, poi è nato sicuramente da il desiderio e la forza e forse anche l'incoscienza di Luca Telese, che ci ha diciamo messo tutto se stesso, e però dai tanti altri che l'hanno seguito, spesso anche mettendosi in gioco e rischiando il lavoro o altre, diciamo, mettendo in ballo delle posizioni più consolidate, tipo penso Francesca Fornario, insomma, anche loro sono stati folli, ma funzionerà. Qual è il modello di business, quindi, di questo giornale? Il modello di business è un giornale che partirà piccolo ma che crescerà subito. Si è parlato, insomma, i numeri sono circolati, c'è una soglia di break-even che è attorno alle 10.000 copie. Poi, insomma, chi si occupa dell'amministrazione del giornale lo sa molto meglio di me. E il modello è quello di un giornale aperto, un giornale che dovrà avere molti abbonati per stare in piedi, dovrà avere una comunità, ma io sono sicuro che proprio per il discorso degli orfani questa comunità ci sarà. Credo che ci sia molta, molta richiesta insomma, di una casa dove stare, di un posto dove rimanere. Sai, si è parlato moltissimo anche al Festival del giornalismo, dove c'eri anche tu quest'anno, dell'evoluzione e dello sviluppo, diciamo, dei giornali, e si parlava del fatto che comunque si sta andando sempre più verso l'online e il digitale. Quindi molti si sono chiesti Perché un giornale di che carta? senso ha un giornale di carta in questo momento. Allora, io ti dico la mia idea su questo. Cioè, tu sai, io faccio soprattutto radio, quindi figurati se dici a me perché la carta. Parto dalla radio perché ti dico, io faccio radio perché credo sia e sono entusiasta di fare radio perché credo che la radio sia il media che più di tutti, si concilia con la rete, con le pagine di internet che uno apre a moltiplicarsi, no? Noi tutti ormai siamo abituati a gestire 10-15 finestre contemporaneamente. Ebbene, la radio ti segue in tutte quelle finestre. Tu la apri da una parte, te la scordi probabilmente, e se non la chiudi accidentalmente, quella ti segue perché ti occupa un solo senso, che è quello dell'udito. E quindi figurati se non so io che ma insomma ormai è una roba, solo un pazzo potrebbe dire: no, la carta stampata, abbattiamo gli alberi, ma voglia, no, solo mio nonno non va in internet, no, e leggono solo i giornali. Però oggi, questa almeno è l'idea che ho io, ma credo l'idea che chiunque possa confermarti, per come è strutturata, soprattutto ancora per come è vittima di un pregiudizio culturale, ra la raccolta pubblicitaria, oggi i soldi sono ancora solo sul cartaceo. È così anche per giornali più felici come il Fatto Quotidiano. Quindi si tratta fondamentalmente di una questione di raccolta di pubblicità, effettivamente, raccolta di Cioè, finanziamento attraverso l'advertising. oggi i giornali, anche i giornali che noi tutti siamo abituati a seguire in rete, non stanno in piedi grazie a quella rete, stanno in piedi grazie al quotidiano che vendono in edicola, vuoi per gli abbonamenti, vuoi per il costo della copia, vuoi per la pubblicità. I siti di informazione, soprattutto quelli più corposi, quelli che più potrebbero sostituirsi al giornale cartaceo, oggi costano molto di più, anche il doppio di quello che riescono a raccogliere.
Perché? Perché la raccolta pubblicitaria ancora non funziona, secondo me anche per proprio un pregiudizio degli inserzionisti verso il mezzo della rete, che è intangibile. Vai dal direttore commerciale dell'azienda, quello vuole vedere la paginata in 20.000 copie, la vuole toccare, invece là sulla rete dice ma quelle mica sono persone, le persone che cliccano su quella cosa, sono un'altra cosa, no? Questo pregiudizio verso l'utente web, che è poi lo stesso pregiudizio che esercitiamo quando chiamiamo noi stessi popolo del web, no? Ma che vuol dire popolo del web? Siamo quelli che siamo anche dal tabaccaio, siamo le stesse persone. C'è sicuramente questo, c'è anche il fatto però che noi stessi popolo del web non siamo ancora pronti culturalmente a pagare per il web. Allora lì le opzioni sono due: i contenuti a pagamento, come stanno facendo molti quotidiani d'oltreoceano anche europei, oppure un'altra strada, si era anche provato a farla in Italia, è quella di lavorare sulle compagnie che erogano la connessione, che potrebbero quelle pagare, visto che di fatto lucrano e si basano sulle offerte di contenuti di altri, pagare quei contenuti stessi e quindi anche quelli dei giornali. Quindi, ma per adesso bisogna continuare a battere alberi, almeno per qualche anno. Io spero che presto ci sia il salto e che potremmo rinunciare a battere alberi, a far correre i camioncini la notte per portarli nelle edicole, a tenere gli edicolanti svegli fino alle 4 del mattino. E infatti ti volevo chiedere, secondo te, quale potrebbe essere un modello di business fattibile, interessante per il futuro? Oddio, il modello di business non lo so, nel senso io se non ho una lira, e sicuramente se ne avessi una non sarei in grado a farne diventare due. Credo che però la tendenza sia quella, cioè credo che il processo di cambio di tecnologia sia inarrestabile, sono contentissimo che sia così. Oggi purtroppo in Italia, anche per la condizione di per il digital divide, per la diciamo arretratezza di leggi e di infrastrutture per la rete, questo ancora non è possibile. Forse anche per una questione anagrafica, questa è forse la cosa che dobbiamo dire, una questione anagrafica che riguarda le direzioni dei giornali, che ancora non sono pronte a fare quel salto, e riguarda, come dicevamo prima, le direzioni degli inserzionisti, le aziende del paese. Sono aziende che hanno con la rete spesso un rapporto di diffidenza e che quindi non sono pronte a spostare lì le risorse. Insomma, è inutile che ci prendiamo in giro, la pubblicità tiene in piedi i giornali insieme alle copie vendute, che devono essere tante e saranno tante, ma quello è il fattore vero per cui internet ancora non, da quel punto di vista, non decolla. Ok, parliamo un attimo invece di radio, appunto, visto che hai citato la tua attività in radio. Volevo sapere da te, più in particolare, di che cosa ti stai occupando in questo periodo, proprio in radio. Io faccio due cose per la radio: faccio una trasmissione su Radio Popolare Roma, che è Ribalta, e faccio una trasmissione per il sito dell'Espresso. A proposito di scommesse sulla rete, abbiamo pensato di fare un programma pensato e distribuito solo sul sito dell'Espresso, che si chiama Comincio Lunedì. È un programma settimanale, va in onda il venerdì, è un nome un po' complesso, ma perché è il programma delle buone promesse. Intervistiamo politici, l'ultimo è stato Di Pietro questa settimana, e gli cerchiamo di far capire se la prossima settimana sarà meglio di quella appena conclusa. In genere ci dicono di sì, e puntualmente noi la settimana dopo dobbiamo dire no, ma era una schifezza pure questa settimana, vediamo se quella dopo riuscirà a andar meglio. Per adesso questo faccio in radio, poi si vedrà, magari anche pubblico avrà la sua radio, non lo so. E comunque è la radio, come ti dicevo, il mezzo del futuro, quindi io sono sicuro che la radio ci seguirà sulla rete, ci seguirà fortissimo sulle reti, secondo me addirittura più del modello invece delle web TV, che nonostante sia diciamo in piedi da anni, quello sì, fatica molto. Ti volevo chiedere ancora, visto che hai citato da una parte le web TV, poi la radio e i giornali online, secondo te come questi si integreranno e quale avrà la meglio effettivamente? Quelli si integreranno in pubblico, che sarà una cosa meravigliosa e che avrà la meglio come testata, perché non riceverà finanziamento pubblico. Questa te l'ho detta così. No, non lo so quale avrà la meglio tra
radio e TV o i giornali. Io credo che ci sarà sempre più una contaminazione tra i tre mezzi, sempre più sarà difficile distinguere quelle che noi oggi abbiamo, no? Bene chiare in mente come categorie. Quello è un giornale, quella è una televisione, quella è la radio. Presto saranno tutte un gran miscuglio e credo che questo modificherà di fatto l'ha già fatto la professione stessa del giornalista, la professione stessa di chi crea quel contenuto. Non esisterà più la figura del cronista, non esisterà più la figura che ha bisogno, ad esempio, di un ordine professionale. No, perché ormai si sarà la comunicazione sarà completa e saremo tutti comunicatori più che giornalisti. E i giornali seguiranno la stessa sorte che spetta ai loro lavoratori, a quelli che li tengono in piedi e che li riempiono di contenuti. Per quello che concerne pubblico in particolare, quale sarà il rapporto con i contenuti, diciamo, generati dal basso? Guarda, pubblico, veramente la casa, la struttura del giornale, le pagine, così come il sito internet, li stiamo ancora costruendo, quindi fisicamente non ti so dire quali saranno i punti di contatto, quali saranno le sezioni aperte, quanti saranno e quali saranno i moli dove potranno attraccare, no, i tir, le navi delle contaminazioni. Sicuramente ci saranno perché il nome che abbiamo scelto ha varie motivazioni, una di quelle è quella di rendere l'idea che così come il pubblico, che oggi potremmo tradurre come il bene comune, è tale perché è partecipato, perché è di tutti, non è più lo Stato, no? Non è più lo Stato che gestisce la cosa pubblica, non è più lo Stato che gestisce i beni comuni, ma appunto questi sono beni comuni e quindi di tutti. Pubblico sarà questa roba qua, o almeno ci proverà, dopodiché sarà anche un giornale che avrà una sua identità forte, che sarà anche riconoscibile, vedrete, da una veste grafica e da un logo, da una appunto immagine che rispecchierà questo, ma sarà appunto una casa aperta a tutto quel popolo che ha bisogno di trovare un posto dove poterle dire queste cose, di poter anche contribuire a fare quel tipo di informazione. Ieri eravamo a presentare pubblico in Romagna e io ho detto questa cosa qua: pubblico sarà un giornale che deciderà che i fatti stessi saranno bene comune e che però i fatti come conseguenze, cioè i fatti non saranno più solo l'esigenza di rompere il muro del silenzio che diciamo ha caratterizzato la parabola berlusconiana. No, i fatti non ci venivano raccontati e noi dovevamo hanno fatto il Fatto Quotidiano per questo, dovevamo raccontare i fatti, di raccontare i fatti, ma raccontare anche come siamo arrivati a quei fatti. Conseguenze, fatti come bene comune, perché? Perché raccontano la storia di tutti noi, la mia, la tua, quella dei nostri colleghi delle redazioni, quella dei nostri compagni di bevute al bar con cui andiamo a giocare a calcetto, magari a pranzo la domenica, con cui parli al telefono via Skype per risparmiare il credito. Sono le storie di non più una generazione, non più due generazioni, ma di un intero paese che è precario, ma di fatti raccontati che si possono raccontare così ce ne sono tantissimi. Il motivo per cui fare un nuovo giornale è questo, perché purtroppo raccontare i fatti può essere anche se la selezione dei fatti da raccontare è già un atto politico, ma raccontare i fatti come conseguenze di altri fatti, di altre azioni, di altre scelte, di altre derive, quello sì che è un esercizio politico. Credo sia di questo esercizio che tanta gente si sente orfana, cioè di trovare a dare un senso. La domanda è come ci siamo finiti in questo casino incredibile e soprattutto come se ne esce? Se ne esce come ci chiede la Merkel, come Monti ripete a Pappagallo? Io personalmente non credo. Quello che è certo comunque è che di opzioni in campo ce ne sono altre. Che lo scontro tra queste opzioni e la linea invece dell'Europa economica, dell'Europa delle banche, dell'Europa tedesca sarà sempre più forte. Un giornale pubblico starà in questo scontro e proverà a dire la sua, proverà a argomentare che dalla crisi si può uscire
in altro modo. Perfetto. Luca, ti ringrazio veramente tanto per il tuo Ehi, tempo. ma figurati, grazie a te.